Buongiorno a tutti, oggi sono con il mister Raffaele Battisti dell'FC Rieti. Mister, oggi ho visto in campo una squadra quasi perfetta, risultato che comunque parla chiaro, un 4-0 contro una Grottaferrata che insomma nel primo tempo ha avuto diversi modi per provare a mettervi in difficoltà, ma la Rieti non si è mai disunita. Quindi le volevo chiedere anche lei innanzitutto un commento dalla panchina, come ha visto la squadra? Ma quasi perfetta, insomma, non l'ho vista così perché abbiamo sbagliato tanti passaggi nella gestione proprio della palla. Quindi, però va bene, andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo riusciti a venire qui e trovare il vantaggio e continuare a giocare e a dare intensità, come avevo chiesto ai ragazzi, con queste squadre che. Così giovani, che comunque sono da sei risultati, venivano da sei risultati utili consecutivi, di vedere che comunque erano abbastanza eccitati, no? Per affrontare la capolista. Siamo stati bravi, abbiamo continuato, abbiamo fatto l'1-0, il 2-0, il 3-0, ma poi bisogna andare in gestione palla, come dico, che non mi è piaciuta tanto, però abbiamo adesso un po' di tempo per lavorarci e lavoreremo e prepareremo bene poi la prossima partita a Fiano. Senta, mister, questi sono altri 3 punti nel vostro campionato e le volevo chiedere come si mantiene l'attenzione così alta? Ma sai, non è mai facile tenere tutti sulla corda, no? Quando stai a giocarti un campionato così come questo della promozione, dove ci stanno comunque squadre sotto che ti inseguono e che non mollano. Noi qualche punto per strada l'abbiamo lasciato, ma dobbiamo proseguire ed essere sempre positivi, sperando che magari qualche punto lascerà anche a Monterosa. Adesso ci rilassiamo un po', la settimana ci sarà la sosta per noi e quindi lavoreremo in modo e maniera di mettere un po' tutti sulla corda e farli trovare pronti tutti per questo rush finale che ci aspetta. Perfetto, allora le faccio i complimenti per la prestazione e il risultato. Grazie, Arrivederci. buona giornata.